Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo della sesta giornata del campionato Primavera 1, Inter-Juventus allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La discesa, questo posticipo sfortunato in diverse occasioni, nel senso che partita che è iniziata con un quarto d'ora di ritardo per la pioggia incessante, campo zuppo, schifoso, giustamente voi non avete preso, immagino che tutta Italia sia acconciata come era acconciata oggi Milano, quindi anzi addirittura qualcuno purtroppo sta anche peggio di noi. Comunque tutta la zona di Milano veramente è state delle alluvioni fortissime. E poi pensate che a 10 minuti alla fine è saltata pure la luce all'impianto dello stadio. Beh, allora, partita che si può dividere in tre. Primo tempo, direi abbastanza equilibrato, finito meritatamente 1-1 con l'Inter che ha sbagliato il rigore con Colidio. Il gol di Salcedo poi è stato recuperato da Fredriksen. Iniziando il secondo tempo si è stata solo l'Inter in campo. Salcedo ha fatto doppietta, Serrao continua a fare degli errori, ragazzi, incredibili, incredibili. Tra l'altro sul terzo gol ho rivisto due gol del Manchester United di martedì scorso. Un giocatore che non riesco a capire quale sia il problema perché fa degli errori oggettivamente. Nel secondo gol dell'Inter rimette in mezzo un pallone che andava calciato fuori e regala il gol a Salcedo. Addirittura sul terzo gol proprio perde una palla sulla tre quarti allucinante, l'Inter è andata 2 contro 0. E è lì che poi l'Inter è andata sul 3-1 e oggettivamente sembrava finita la partita. Poi è saltata la luce dell'impianto. Paradossalmente sta cosa ha fatto bene alla Juve, nel senso che è riuscita ad avere praticamente questo timeout. Ha ritrovato un gol molto bello, tra l'altro, proprio di Pereira Serrao, che bisogna dargliene atto, dietro lascia dei buchi colossali, fa degli errori non da giocatore di calcio, ma davanti la sua presenza si sente. Ha trovato il gol del 2-3. E quel gol ha svegliato totalmente la partita e Juve che comunque ha dato prova di carattere, non ha voluto mai, non ha mai mollato, c'è stata subito una grandissima parata su un tiro al volo di Petrelli, davvero eccezionale la parata, poteva già pareggiarla lì e poi di testa ha segnato Di Francesco, cambi decisivi e quindi le reti sono state poi alla fine per l'Inter 3 gol di Salcedo, per la Juventus invece ha segnato Fredriksen e appunto Di Francesco il terzo gol, il secondo Pereira Serrao. Da segnalare che poi all'89esimo a mio avviso c'era un rigore netto a favore della Juve, ma ovviamente non se ne parla di prima squadra, figuriamoci di primavera. Detto questo, secondo me comunque quello era rigore, la Juve poteva addirittura rischiava addirittura di completare una rimonta, sarebbe stata epica, rischiando di andare a vincere poi la partita. E sinceramente nel finale sembrava averne molte di più dell'Inter, l'Inter si è sciolta come il burro dopo il gol del 2-3. E niente, alla fine va bene così. Per come si è messa la partita, questo pareggio vale oro. Juve che continua la sua striscia di imbattibilità a livello nazionale. Rimane solo l'unica sconfitta, quella a Manchester con lo United. Ma squadra che secondo me quest'anno magari non vincerà nulla, ma ci farà divertire e ci darà delle belle soddisfazioni. Ragazzi, io vi saluto. A tutti un saluto. Al prossimo video, fino alla fine. Forza Juventus.